Questa sera provo a dire alcune cose su quello che è la realtà delle crisi economiche del sistema capitalistico, crisi economiche in cui ormai da 7 anni, 8 anni abbiamo imparato a convivere o a vivere, anzi una delle crisi più lunghe del sistema capitalistico. Vedremo poi più avanti che il sistema capitalistico in realtà ha quella che si chiama la crisi ciclica, che oscillava intorno ai 7 anni nell'Ottocento e anche una parte del Novecento, e che poi in realtà si è ancora ridotta a 5 anni. Partendo dall'inizio della nascita del capitalismo, dello sviluppo del capitalismo in Inghilterra, quindi praticamente dopo la vittoria su Napoleone nel 1815, grosso modo si può contare circa una ventina o più crisi capitalistiche, che corrispondono in genere tutte quante anche a determinate fasi produttive del capitalismo, cioè ognuno di questo porta in sé anche lo sviluppo di un mercato, l'introduzione di nuove tecnologie, di nuove produzioni. Ve ne farò grazie, non ve le racconterò tutte quante perché lo scopo di questa sera in realtà è capire perché c'è la crisi. E la crisi capitalistica. Allora, in primo luogo, in realtà no, poi ancora un'osservazione iniziale. In realtà poi nel corso del Novecento alcuni economisti, in particolare l'economista russo Kondratiev, ma poi in particolare ha sviluppato questa analisi un marxista che si chiama Erdős Bandel, non ci sono solo le crisi periodiche che corrispondono grosso modo ai 5-7 anni, ma ci sono cicli più lunghi dell'economia capitalistica, che sono state definite le onde lunghe, i cicli lunghi periodici del capitalismo, che sono i circa 20-25 anni e che si distinguono a loro volta in cicli, fasi espansive del capitalismo e fasi invece di contrazione. Aggiungo subito che nelle fasi espansive le onde lunghe positive, le recessioni interne a quel periodo tendono ad essere più brevi e più contenute nella loro profondità distruttiva delle forze economiche, e nei cicli, nei periodi di lunghi negativi, come per esempio è stato quello che va dagli anni 20 fino al 1940, le crisi interne a quel periodo sono decisamente più forti, più prolungate, più drammatiche, come poi vedremo la crisi del 29 testimonia. Intanto, che cos'è la crisi economica nel sistema capitalista? Che cos'è la crisi? È l'interruzione del processo normale della riproduzione dell'economia. In una crisi si contrae la massa della manodopera produttiva, cioè dei lavoratori che sono al lavoro, e si contrae anche la massa degli strumenti di lavoro. Non pensate solo alla ZAP, si chiude una fabbrica, è chiaro che c'è una contrazione degli strumenti di lavoro. Diminuisce il consumo umano e quindi diminuisce anche quello che si può chiamare il consumo produttivo, cioè che tu utilizzi delle macchine per produrre determinati beni. Tanto una prima distinzione importantissima che è necessario capire è che le crisi hanno caratterizzato non soltanto il sistema capitalista, ma anche le società precapitaliste. Solo c'era una differenza enorme, fondamentale, tra le crisi precapitaliste, prima dell'avvento del capitalismo, e quelle, le crisi proprie del capitalismo. In che cosa consiste la differenza? In genere, nelle crisi precapitaliste, la crisi comincia per effetto della distruzione materiale degli elementi della riproduzione. Cioè, per esempio, c'è una guerra che distrugge territori, la coltivazione agricola, oppure semplicemente un cattivo raccolto o una malattia che distrugge un raccolto. L'epidemia, in questo caso, non è il raccolto che viene distrutto, ma è la forza lavoro, il lavoratore, la possibilità di fare le cose. Oppure possono essere terremoti, inondazioni, che noi sappiamo che hanno anche abbattuto delle vere e proprie civiltà.
In genere nelle società praticapitalistiche la crisi comincia nell'agricoltura, cioè con la distruzione dell'alimentazione, delle possibilità di riproduzione delle persone, della gente. E quindi sono fatti extraeconomici che determinano la crisi precapitalista. Solo in un paio di casi possono essere fatti economici veri e propri, per esempio esaurimento del suolo. Produzione, esaurimento del suolo, con una popolazione accresciuta, è chiaro che determina una crisi ed è un elemento economico, non estraeconomico come la guerra. Oppure anche può essere successo che c'è la fuga dei produttori, dei lavoratori che di fronte a uno sfruttamento bestiale che subiscono, scappano semplicemente, se ne vanno via e quindi determina una riduzione drastica nella manodopera. Le crisi precapitaliste, quindi per tornare a quelli che hanno seguito le prime lezioni, diciamo, e si caratterizza, vi ricordate che le merci, i prodotti abbiamo definito all'inizio che avevano un valore d'uso che è la caratteristica propria per cui si usa una mela o una penna o una macchina, è un valore di scambio che era invece il valore con cui sul mercato a questo determinato prodotto. Nel caso delle crisi precapitaliste, questo è molto importante, che cosa c'è? C'è una sottoproduzione di valori d'uso, cioè si produce troppo poco dei beni materiali che servono alla vita delle persone, ma è il loro uso. Se voi vi fermate un attimo invece a vedere quel che è una crisi capitalista comincia in un modo completamente diverso. La crisi capitalista comincia che a un certo punto dei produttori, in questo caso dei capitalisti che producono determinate merci, che quindi hanno investito dei soldi, queste merci non trovano più un acquirente. Non hanno più, diciamo così, non trovano più uno sbocco e quindi questo produttore o questi produttori sono costretti a chiudere baracca, a chiudere fabbrica, aziende. In questo modo, attenzione, devono licenziare e quindi altre persone non hanno più un reddito, quindi diminuiscono i consumi, quindi anche altri settori economici non trovano più gli sbocchi e in questo modo, come un sasso gettato nello stagno, la crisi capitalistica si allarga sempre più. Pensate un attimo, la crisi capitalista è la prima crisi nella storia dell'umanità in cui non è dovuta alla mancanza di qualche bene o di qualche prodotto, anzi i magazzini sono pieni di prodotti, sono pieni di merce, sono pieni di cose utili che però che cosa succede? Non è che non possono essere vendute perché non che non ci sia un consumo, figurate, pieno di persone che volentieri consumerebbero quelle merci stesse, ma non c'è un consumo solvibile, capite? Quindi è una crisi del valore di scambio, di una merce, non del valore d'uso, è una crisi del valore di scambio, perché non trova più degli acquirenti e attraverso questo meccanismo la crisi si generalizza a tutta quanta l'economia. Per cui per la prima volta hai una crisi in cui le persone muoiono di fame non perché non ci sia l'alimentazione, ma perché hanno perso il lavoro, perché diciamo così il meccanismo di riproduzione del sistema economico è entrato in crisi profonda per questa ragione. Allora, in realtà, lo vedremo poi successivamente, il credito, ma comincio a introdurlo qui, ha permesso di poter sostenere più a lungo uno sviluppo, cioè io sono un capitalista, produco una determinata merce, quindi investo del capitale, produco una merce, vado a venderla sul mercato, ma io non aspetto di poter vendere la mia merce sul mercato per ricominciare il ciclo produttivo, io mi faccio prestare i soldi dalla banca in modo che produco la merce che va sul mercato, ma io continuo la produzione, un secondo giro della produzione,
attraverso il credito delle banche. Allora vedete che questo, diciamo così, da una parte permette, anche se la merce non è stata tutta venduta, se il capitale non è ancora rientrato pienamente, esserci una continuità produttiva. E il credito mi permette anche, nel caso in cui io non abbia immediatamente un reddito da poter acquistare tutta una serie di prodotti, di poter lo stesso acquistare indebitandomi. Ora vedremo soprattutto che questo è stato il gigantesco meccanismo messo in piedi negli anni 90. C'era anche prima, però negli anni 90 è stata portata alle supreme conseguenze stesse. Allora, diciamo, quando è che è in equilibrio il sistema? Il sistema è in equilibrio quando, diciamo, adesso uso il termine, l'equilibrio esiste quando la totalità della produzione sociale, cioè le forze produttive che sono a disposizione, le forze produttive sono ovviamente sia le macchine, gli attrezzi per produrre, sia gli uomini, i lavoratori, e l'insieme delle ore di lavoro sono distribuite nei diversi settori della produzione, di modo che ci sia una corrispondenza dei consumi delle persone. Quando dico consumi non vuol dire solo quello che pensate voi, cioè l'equilibrio deve esserci, per esempio, anche tra il settore che produce le cose con cui i vestiti, le scarpe, il mangiare, tutto quanto, e il settore che produce invece le attrezzature, le macchine per produrre altre cose. Senza farla troppo lunga, diciamo così, ci sono non ve la leggo, diciamo così, le condizioni che determinano l'equilibrio complessivo del sistema capitalista, in cui ci deve essere una ripartizione razionale tra il capitale investito nei beni di consumo, il capitale investito nei mezzi di produzione e una popolazione, una platea di consumatori che consumi complessivamente queste produzioni nei diversi settori. Anzi, diciamo, deve consumarlo un po' meno, perché una parte del capitale che rientra in questo processo deve essere poi reinvestito successivamente per allargare la produzione, per allargare il mercato. Allora, perché non esiste questo equilibrio nel sistema capitalistico? Diciamo, o meglio, il sistema capitalistico produce questo equilibrio in un modo conflittuale. Non esiste questo equilibrio perché, per il primo luogo, perché c'è la dimostrazione fattuale della storia, che ogni tanto questo equilibrio semplicemente salta. Una parte, a un certo punto ci si accorge che una parte degli investimenti sono investimenti per produrre delle cose che non trovano più degli acquirenti, e quindi semplicemente qualcuno va a gamba all'aria. Questa è producendo tutto quel meccanismo lì. In realtà è abbastanza facile capire una cosa, che è questa, diciamo così. Io sono un capitalista, investo del capitale, produco una merce, poi vado sul mercato a vendere quella merce, però nel frattempo può essere successo, c'è una distanza temporale, questo processo non avviene in un giorno, in un'ora, avviene in un arco di tempo. Quando io in realtà arrivo al mercato, il sistema produttivo può aver avuto dei cambiamenti, eccetera, per cui la mia merce che produco ha un valore di scambio che assolutamente non corrisponde più a quello che è la nuova condizione del mercato, le nuove condizioni della produzione. Oppure può succedere anche un'altra operazione, che io investo del capitale, produco delle merci, le riesco ancora a vendere, ottengo di nuovo del denaro, del capitale, ma io non lo reimmetto nella produzione. Per qualsiasi ragione non lo investo, lo tengo lì, faccio altre cose. Allora questa differenza temporale,
produce esattamente la crisi, cioè tra il momento della produzione e il momento della vendita, che è anche la realizzazione del plusvalore dei profitti, per ritornare alla vecchia, possono succedere degli avvenimenti che sono o di tipo economico, quelli come quelli che ho ricordato prima, o possono anche essere di tipo extraeconomico, anche qui, perché ci sono le guerre in ogni caso, ci può essere semplicemente anche il denaro. La guerra, per esempio, può aver portato via una parte di territorio che prima era il luogo diciamo, era il mercato di una determinata produzione. Quindi queste sono le ragioni profonde della possibilità della crisi del sistema capitalistico. Che cosa indica semplicemente la crisi del sistema capitalistico? Indica che poiché la produzione avviene non attraverso una pianificazione, ma avviene attraverso tanti soggetti capitalisti in concorrenza tra loro, individuali, che perseguono il massimo profitto, succede, e succede regolarmente, che non ci sia proporzionalità negli investimenti, nelle risorse distribuite nella società, e che in realtà in certi settori che cosa succede? Succede che a un certo punto ci si accorge che è stato fatto un investimento maggiore rispetto a quello che la società solvibile richiedeva, non vuol dire, non sono in termini assoluti, cioè rispetto a quello che è il consumo solvibile, cioè la disponibilità di avere compratori in quel determinato settore. E quindi quei determinati settori. E quindi noi abbiamo esattamente, adesso vi dirò, i quattro momenti dello sviluppo di una crisi economica. Una cosa prima, in realtà la crisi dimostra, cioè è da una parte uno strumento che mette in luce le contraddizioni del capitalismo e che non è il migliore dei sistemi possibili economici, ma nello stesso tempo è anche il meccanismo attraverso cui l'economia capitalista trova ogni volta un rilancio. Sono le due cose, Non si capisce, è un meccanismo regolatore. Solo mentre, questa è la differenza, mentre in una società che fosse costruita sulla pianificazione democratica, la regolazione delle produzioni, degli investimenti nei vari settori avviene a priori, avverrebbe a priori sulla base di decisioni coscienti, per dire nella scuola investiamo così, in certi beni di consumo investiamo così, diciamo troviamo un equilibrio, cioè non investiamo soltanto nell'industria pesante, pensate all'Unione Sovietica, ma anche nel settore dei consumi. Invece non funziona così, ciascun capitalista rovescerà i suoi capitali o si indirizzerà nella direzione dove pensa possa ottenere i massimi profitti, e questo, diciamo, provoca esattamente uno squilibrio che determina la crisi. Che cos'è la crisi? La crisi fa sì, se si chiudono fabbriche, è una distruzione immensa, in primo luogo di merci che rimangono invendute e si buttano, ma è la distruzione di impianti industriali, di fabbriche, cioè una parte del capitale che si distrugge. Distruggendo una parte del capitale, questo determina la possibilità di una ripresa successiva in cui i capitali sono minori e quindi chi investe comunque riesce a ottenere lo stesso un margine di profitto, e quindi è, detto in altri termini, è la legge del valore che prende il sopravvento. La società, noi facevamo l'esempio, se nella Firenze del 400 un ciabattino impiega molto più tempo nel fare le scarpe che non la media degli altri ciabattini. I più veloci potranno vendere più scarpe e, diciamo, a miglior prezzo, diciamo. Quelli che hanno una capacità media lo venderanno al valore di scambio intermedio, quelli che sono, diciamo, pigri, chiamiamolo così, facciamo finta di essere marchionne, diciamo così, quelli che sono ciabattino pigro, naturalmente, o se riesce a venderlo ci guadagna meno degli altri, perché impiega più ore a fare quel determinato lavoro, ma addirittura rischia di andare fuori mercato.
Capisci? Perché deve vendere sotto costo e quindi va fuori mercato. Lo stesso succede alle grandi, alle imprese, perché quelle che a un certo punto non riescono più a essere competitive sul mercato da questo punto di vista, anche perché in quel determinato settore, in quel, diciamo, o anche più in generale in molti settori, semplicemente vuol dire che lì sono stati investiti dei capitali che non trovano poi più un consumo solvibile e quindi tirano giù baracca, chiudono la fabbrica. Volete, io faccio sempre l'esempio, è una crisi di sovrapproduzione. Cioè c'è una produzione superiore a quella che è un consumo colsibile. Per esempio, nel settore dell'auto sono stati investiti troppi capitali in una concorrenza molto forte, per cui una parte delle aziende non riesce più, non è più riuscita a un certo punto a vendere in maniera redditizia le proprie auto e quindi ha semplicemente chiuso intere aziende. È questa la cosa. Ora qui l'ho parlato solo dal punto di vista capitalista. In genere il capitalista, prima di dover fare questo, ha messo da parte i soldi alle Bahamas, da altre parti, eccetera. Quindi non sbatte il sedere per terra. Ma è una distruzione immensa di capitale e nello stesso tempo è una distruzione immensa anche delle condizioni di lavoro, della disoccupazione, della miseria, perché la crisi si trascina esattamente dietro tutto questo. Per questo bisogna abolire il sistema capitalistico, ma questo provo a spiegarlo poi ancora più avanti. Allora, do i quattro tempi di questi quattro tempi, un motore a quattro tempi, il capitalismo. Allora, la ripresa economica avviene dopo una crisi, una parte delle capacità produttive non sono utilizzate, le infrastrutture sono utilizzate ancora poco. La domanda è ancora bassa, però comincia lentamente a riprendersi in ogni caso, perché comunque qualcuno continua a mangiare un po'. Quindi, diciamo così, nel settore dei beni di massa comincia a esserci una domanda un po' più alta, per cui quel tipo di azienda comincia a riprendersi, salgono un po' i profitti, riprendono i profitti. Questa azienda assume un po' di gente e quindi aumenta anche un po' la massa salariale e quindi i consumi. A questo punto queste aziende sono sollecitate a costruire nuove fabbriche, per esempio, ad aumentare la capacità produttiva e quindi hanno una domanda di beni strumentali maggiori, cioè anche di macchine, utensili e tutto quell'altro che serve a produrre ulteriormente. E quindi, dato che c'è una forte richiesta a un certo punto delle infrastrutture, questo settore comincia a fare profitti alti perché aveva ridotto moltissimo la produzione e il meccanismo si mette in moto. Attraverso questo meccanismo non solo le aziende che più performanti, che hanno maggiori capacità produttive, realizzano sovraprofitti, ma realizzano profitti anche quelle con una capacità media abbastanza alta e addirittura quelli che sono più arretrati, tuttavia anche loro in queste condizioni di ripresa riescono anch'esse a fare un po' di profitti, anzi assumere qualcuno. A questo punto, diciamo così, questo meccanismo in sé si moltiplica all'infinito. Tutti i capitali affluiscono nella produzione. C'è una crescita di nuove aziende, quindi di consumi. Quando dico consumi non sono solo i consumi della massa della popolazione, ma ripeto, anche i consumi di beni industriali. I prezzi cominciano a salire, i profitti continuano a salire, tutta l'economia ti tira, è il boom. Solo che a un certo punto cosa succede? Succede questo, che tutti hanno fatto nuovi investimenti. Quindi si è creata una sovrapproduzione di cui non ci si accorge subito. A un certo punto, prima di tutto, poiché tutti i capitali sono affluiti, anche il saggio di profitto tende a essere contenuto. Cioè, racconto la storia da capitalista, per ora. Poi dopo.
A un certo punto una parte delle aziende non è, diciamo, ha condizioni di produzione e di produttività non corrispondenti più alla solvibilità del mercato, cioè nel senso che produce a prezzi troppo alti sostanzialmente, supera la domanda, la richiesta di domanda, però il capitalista continua a produrre, si accumulano scorte, però si va dalla banca, si prende i soldi e si continua a produrre. Capite? Ognuno dice, ma perché a un certo punto non si fermano? Perché ognuno pensa che sia qualcun altro che ci rimette le penne. A dire la verità, i primi a rimetterci le pelle sono i lavoratori. Però pensate anche qui sempre all'industria dell'auto. Anche quelli che hanno chiuso determinate fabbriche hanno introdotto nuovi sistemi produttivi, per cui la capacità produttiva non è diminuita, ma addirittura aumentata. E ovviamente ognuno ha sperato che saltasse quell'altro. E in effetti, diciamo così, nei fatti, giriamola come vogliamo, ma la Fiat è saltata. Cioè è saltata la Chrysler, è saltata la General Motors nella grande crisi. E sono state salvate da chi? È immensa la distruzione del valore che c'è stata in quei casi lì. Sono state salvate, uno, dall'intervento dello Stato americano, due, dal fatto che a farne le spese del cosiddetto risanamento sono stati i lavoratori. Ok? E la Fiat ha potuto entrare in questo gioco e diventare la Chrysler, sostanzialmente. Questa è l'operazione che è avvenuta. Siamo al crack, quindi. A questo punto, diciamo, comincia a chiudersi la produzione in un settore, a licenziare, e qui abbiamo il meccanismo. Migliaia, milioni di lavoratori vengono, allora non venivano messi in cassa integrazione, adesso vediamo, e diciamo, la crisi della depressione si allarga di smisura, perché ovviamente ogni licenziamento, ogni chiusura delle fabbriche provoca un crollo dei consumi che allargano esattamente l'ambito delle aziende che devono chiudere, in una moltiplicazione che è avvenuta all'estremo esattamente nella grande crisi nel 29. In realtà questo provoca anche un crollo del tasso di profitti e dei profitti, e questo però è la distruzione di una parte del capitale, ma che permetterà dopo un po' di tempo esattamente il meccanismo della ripresa. Perché tutto questo avviene? Ho già detto prima, la produzione capitalista è una produzione anarchica, molti centri decisionali in concorrenza, la regolazione viene non a priori ma a posteriori con la distruzione di migliaia di esistenze e di masse enorme di valori e di ricchezze prodotte. E come hanno provato i capitalisti a fermare? Prima hanno negato che esistesse questa crisi, questa possibilità di crisi, poi naturalmente non hanno più potuto negarlo, e in realtà, diciamo così, il problema di come cercare di non accettare in modo passivo le crisi stesse è avvenuto soprattutto dopo la grande crisi del 29, e qui, diciamo, quindi hanno inventato una cosa che si chiama keynesianesimo. Keynesismo, perché dal grande economista è. Allora, tanto per dirvi una cosa, solo per capire, diciamo, qual era l'obiettivo di Keynes, vi leggo tre righe della lettera che Keynes ha scritto nel 1933 a Franklin Delano Roosevelt, presidente degli Stati Uniti. Scrive Keynes: se voi fallite nel New Deal, il cambiamento razionale, cioè le modifiche razionali dell'economia, sarà gravemente compromesso nel mondo intero, e la soluzione alla crisi sarà rinviata all'esito dello scontro tra l'ortodossia e la rivoluzione. L'ortodossia è ovviamente l'ortodossia liberista e la rivoluzione. Quindi dice: o tu riesci con le mie ricette, diciamo, con questa politica, a interrompere la crisi del sistema capitalistico, oppure, diciamo, lo scontro sarà tra la rivoluzione e, diciamo così,
Solo che adesso siamo in una situazione simile, però da una parte c'è il liberismo selvaggio e si stenta a vedere la rivoluzione. E quindi, diciamo così, corriamo il rischio di perdere, che vince l'esito dello scontro finisca a vantaggio dei liberisti. Allora, quali sono questi interventi? La cosa è molto semplice. Tu, Stato, al momento dell'inizio della crisi, invece di stare passivo, eserciti una spesa pubblica. La spesa pubblica che cosa fa? Tu crei, attraverso grandi opere, attraverso l'assunzione di lavoratori, una domanda solvibile, cioè dei consumi solvibili, perché tu Stato, o perché dai lo stipendio a più lavoratori, o perché fai delle opere per cui fai della spesa pubblica, e quindi tu, quando il meccanismo, tu cerchi di interrompere il meccanismo a onda della crisi che si allarga attraverso un intervento pubblico che aumenti i consumi e che garantisca anche i profitti e quindi permette di ridurre il numero delle aziende che chiudono, il numero dei lavoratori licenziati. L'altro modo, che in realtà non è proprio stato concesso ma è stato conquistato, che tende ad essere uno stabilizzatore automatico della crisi, sono il sussidio di disoccupazione, le pensioni, la scuola pubblica, la sanità, cioè tutte queste cose qui riducono l'impatto della crisi sui consumi delle masse popolari e quindi fanno da freno. C'è un altro elemento di spesa pubblica fondamentale che si chiama spese militari. Le spese militari hanno all'ennesima potenza questa funzione. Pensate un momento, le spese militari ai grandi eserciti danno stipendi a masse superiori di persone, mobilitano la grande industria, garantiscono i profitti statali, è mica una cosa da poco. E infatti questo meccanismo ha funzionato sostanzialmente fino agli inizi degli anni 70. Fino all'inizio degli anni 70 questo intervento keynesiano ha permesso la riduzione della dimensione delle crisi del capitalismo, ma non le ha ridotte completamente. E qui, diciamo così, riprendo quell'altro concetto che, adesso troviamo la pagina 4, che noi abbiamo visto finora l'andamento ciclico delle crisi, ma riprendo un attimo quell'altro elemento del ciclo capitalistico, le onde lunghe. Come ho già detto, sono cicli più lunghi, di 20-25 anni, all'interno del quale le recessioni e le crisi sono, nel caso di onda lunga positiva, più contenute e più limitate nel tempo, nel caso di onda lunga negativa, sono invece decisamente più profonde. Dall'inizio della storia del capitalismo noi, diciamo, va così. Abbiamo una prima onda lunga positiva che va dal 1848-49, cioè dopo il fallimento delle rivoluzioni in Europa, che è anche una delle cause del fallimento delle rivoluzioni democratiche in Europa, fino agli anni 70, che è un periodo di grande sviluppo. Poi sono gli ultimi 20 anni un periodo di stagnazione. All'inizio del secolo scorso comincia un'onda lunga di sviluppo positivo, che è in primo luogo una seconda rivoluzione, trainata da una seconda rivoluzione industriale, dalla corsa agli armamenti, dall'apertura di nuovi settori produttivi, tra cui la chimica, che determina una ventina d'anni di rilancio e si concluderà con la guerra. Ho già detto che tra il 20 e il 40 c'è la grande crisi e la reazione della borghesia nel 29 non è quella di Keynes, eh? La reazione nel 29 è di laissez-faire, lasciano fare. Prevale la teoria che il meccanismo economico determinerà anche la ripresa, ma c'è una profondità tale per cui, come dice Keynes, si rischia che in discussione ci sia il capitalismo. Arrivi la rivoluzione, per di più c'è l'Unione Sovietica, eh?
in campo. In realtà in quegli anni l'Unione Sovietica si avvia verso la collettivizzazione ed è terribile quel che produce dal punto di vista del crollo delle forze produttive, anche loro diciamo, però dall'esterno appare un'altra cosa, comunque è una sfida, tant'è vero che a sua volta l'Unione Sovietica è costretta a cominciare la pianificazione che aveva rimandato fino al 29, non un sistema di pianificazione. Comunque, domanda, il New Deal e Keynes hanno risolto i problemi del capitalismo? I dati sono più complessi. C'è effettivamente nel 33-36 una ripresa economica grazie alle misure di intervento statale, ma nel 37-38 c'è una nuova caduta. La disoccupazione è del 25% nel 32, scende al 14% nel 36, ma di nuovo vicino al 20% del 1938. Non do altri dati, comunque, che cos'è che alla fine determina il passaggio alla nuova onda lunga espansiva? È esattamente una cosa che si chiama guerra, perché lì, da due punti di vista, primo un'enorme corsa al riarmo e poi dopo la fine della guerra la distruzione materiale di interi paesi e quindi la ricostruzione di interi paesi che determina un boom dei profitti, un boom di produttività, l'applicazione delle tecnologie militari al civile e nel contesto generale dei rapporti di forza geopolitici, il rafforzamento del movimento operaio, una serie di conquiste che danno origine ai 30 anni gloriosi, all'età dell'oro del sistema capitalista che dura 30 anni. Quali sono un equilibrio che si è realizzato soltanto in quella fase e che probabilmente chissà se avverrà ancora? Ci sono le ricostruzioni gigantesche del dopoguerra, una nuova rivoluzione industriale, una serie di prodotti con diffusione di massa, pensate l'auto, ma le lavatrici, i frigoriferi, tutto questo. Ma attenzione, alta produttività. L'alta produttività è esattamente il motore dello sviluppo del capitalismo. Alta produttività significa alti profitti, e quindi maggiore occupazione, migliori salari, trascinati dal movimento operaio e trascinati ovviamente anche dal fatto che dall'altra parte c'è l'Unione Sovietica che costituisce una sfida. Questo equilibrio che è alta occupazione, alti salari, ma anche alta produttività, alti profitti, si è verificata per 15 anni. In genere, il passaggio da una crisi, da una onda lunga positiva a onda lunga negativa avviene per fenomeni economici, per esaurimento di certe dinamiche economiche, di certe produzioni, per una riduzione della produttività sicuramente, quindi anche dei profitti. In senso contrario, in genere, sono fatti extraeconomici, cioè il passaggio dall'onda lunga negativa all'onda lunga positiva avviene per fattori extraeconomici, la guerra o altri, da verificare. Non abbiamo un periodo abbastanza lungo storico del capitalismo. No, c'è un'altra cosa. È il momento delle più grandi rivendicazioni dei lavoratori. Pensate, in quegli anni abbiamo una riduzione dell'orario di lavoro in tutta Europa, in quegli anni, abbiamo alti salari, abbiamo addirittura la scala mobile, abbiamo, comincia l'Inghilterra con la riforma delle pensioni e della sanità subito dopo la guerra e si allarga a tutto il resto d'Europa. Quel periodo finisce sostanzialmente nel 73. Diciamo, di solito viene dal 73, cioè al momento della crisi petrolifera, ma non è la crisi petrolifera. In realtà si sta esaurendo i livelli della produttività, diminuisce, e quindi diminuiscono anche i profitti. Il primo tentativo della borghesia per risolvere questo è una scelta keynesiana. Lo fa il Giappone, lo fa Mitterrand che va al potere mi pare ancora nel 1981,
Lo fa ancora il governo laburista Callaghan, che è quello prima della Thatcher, mi pare che sia Callaghan, provano la tradizionale strumentazione keynesiana che ha funzionato, ma non funziona più. Cioè non permette un rilancio né della produttività e quindi dei profitti. E quindi nella borghesia comincia a delinearsi un cambiamento di orientamento politico, perché anche tutte queste cose qui non sono solo fenomeni economici, sono anche le scelte delle classi dominanti, la forza del movimento lavoratore e le scelte delle classi dominanti. A un certo punto, prima la Thatcher e poi Reagan, ma in realtà è l'insieme di un cambiamento di orientamento della classe dominante che decide di perseguire un'altra strada. Naturalmente il cambiamento della classe di orientamento della classe dominante si ripercuote anche nell'accademia, nell'università, nelle scuole, nei pensatori economici, per cui diciamo vengono ripresi i pensatori, viene abbandonato Keynes e i suoi seguaci e si ritorna a Hayek, cioè ai pensatori liberisti del primo Novecento o dell'Ottocento addirittura. E le scelte, diciamo, anche per rimanere all'Europa, per esempio, diciamo così, le scelte sono abbastanza forti, cioè, è nell'80, cioè in Francia già nell'83 che Beregovois, ministro socialista, introduce quella che è la disinflazione competitiva, ma che in realtà sono le prime misure liberiste. Delors, sempre un socialista francese, farà il libro bianco sul cambiamento di orientamento in Europa, che passa da unità in convergenza sulla base anche di scelte keynesiane alla liberalizzazione, al mettere in concorrenza tutto quanto. Impiegheranno alcuni anni prima di poterlo realizzare, ma questa è la scelta del libro bianco di Delors. E diciamo, quindi all'inizio degli anni 90 l'operazione è molto chiara, c'è un intervento pesante di riduzione salariale che ristabilisce il saggio di profitto e nello stesso tempo si comincia a manifestare all'orizzonte, perché comunque siamo all'interno di un periodo di onda lunga negativa del sistema capitalistico che è cominciato, come vi ho ricordato prima, nel 73, si manifesta una gigantesca crisi di sovrapproduzione. Perché? Perché evidentemente se tu hai bassi consumi, hai tagliato i consumi, hai ridotto i salari, hai privatizzato cioè tutta una serie di elementi che, guardate, hanno permesso un rilancio dei profitti, ma non un aumento della produttività. Questa è la grande differenza. No? Questa è la grande differenza. Quindi il rischio di una sovrapproduzione è molto forte e a quel punto viene effettuata una vera fuga in avanti, che rimanderà per quasi 15 anni una forte crisi di sovrapproduzione. Cioè che cosa fanno? Cioè contrastano ancora una volta con una serie di strumenti tradizionali, la guerra, quella c'è la guerra del Golfo, già prima c'era stato la corsa dei missili, no? Cioè tutta una serie di elementi per frenare queste tendenze. Poi c'è lo sviluppo dei consumi di lusso, perché in quegli stessi anni la quota del valore aggiunto prodotto nelle imprese che va al salario passa dal 67% al 57%. Valore aggiunto, la ricchezza nuova che i lavoratori producono, invece di averne il 67%, ne prendono soltanto il 57%. Quindi vedete il crollo del valore dei salari. Ma loro fanno anche un'altra operazione. Loro fanno la deregolamentazione finanziaria e a questo punto espandono all'infinito la sfera cosiddetta finanziaria. Per esempio, i profitti finanziari negli USA
tra l'82 e il 2007 passano dal 5% al 41%. Quindi fanno questa, ecco qui il credito sotto altra forma. In realtà si crea un immenso capitale fittizio che permette diciamo, di evitare la crisi di sovrapproduzione. In realtà c'è anche un'altra cosa che succede, ve lo dico en passant, succede che nello stesso tempo, pensate, tra l'80 e il 2000 c'è il raddoppio del proletariato, del numero del proletariato, che arriva a 3 miliardi e 500 mila. Ora, 500 milioni. Ora questa cosa qui, chi ha seguito le altre lezioni, diciamo, determina un'altra cosa vantaggiosa per i capitalisti. Contrasta l'aumento della composizione organica del capitale e quindi questo serve a tenere alti i profitti, cioè nel senso che se tu aumenti il capitale variabile, cioè il numero dei lavoratori, diciamo quel famoso rapporto che abbiamo visto, credi, in una delle lezioni, cioè se aumenti il numero dei lavoratori è chiaro che la composizione organica del capitale, cioè la prevalenza del capitale morto, delle macchine, sugli uomini, tenda a non a crescere di più, a contrarsi, e questo permette il mantenere più alti il saggio di profitto, cioè tu hai più persone che viene sfruttate e quindi i profitti sono garantiti. Adesso, diciamo, detti in termini più semplici. Quindi questo è il meccanismo attraverso cui diciamo, i profitti vengono tenuti alti e si cerca di permettere lo stesso i consumi che permettano che le merci prodotte vengano lo stesso vendute. Per cui tu e i piazzisti che vanno anche da un povero senza tetto degli Stati Uniti a fargli il prestito perché acquisti una casa, cioè in questo modo, però che cosa fai? Crei l'enorme bolla, per di più questi prodotti finanziari sono confezionati in salsicce in cui più nessuno ci capisce nulla, no? E però attenzione, che cosa succede semplicemente? In quegli anni il numero dei profitti non reinvestiti è 50 volte in più del totale del PIL mondiale ogni anno. Pensate che dimensione. Il sistema crea modelli sempre più sofisticati, però pensate un attimo, voi ci credete al miracolo della trasformazione dei pani, della moltiplicazione dei pani di Gesù Cristo? No, non ci credete. Però intere pezzi della popolazione mondiale, sciocca, quelli che hanno comprato i bon argentini, per esempio, o altre cose, prese da un pane, cioè, ma i capitalisti stessi credono a una cosa, che sia possibile dare delle rendite del 15% ai prodotti finanziari, quando la crescita media della produzione nel mondo è sul 5%. E qualcuno crede effettivamente che gli interessi sui prodotti finanziari venga dalla finanza stessa e non da qualcos'altro. Da dove vengono? Da dove viene questa ricchezza? I prodotti finanziari possono, diciamo, portare a casa delle cose, solo se in realtà c'è un passaggio nella produzione, perché è lì che si crea la ricchezza, non da altra parte. E quindi noi abbiamo, e così la faccio breve perché vado troppo lungo, abbiamo semplicemente un'immensa massa di capitale fittizio, assetato di sangue, dell'interesse dei profitti, con un livello di produzione, di creazione del valore, che è largamente inferiore. Questa cosa qui si tende, si tende, si tende, si tende, ma a un certo punto scoppia. Quindi la crisi inizia, in quest'ultimo caso, dal fallimento della Lehman Brothers, cioè dal mondo, apparentemente dal mondo finanziario, ma dietro a quella crisi potenziale di sovrapproduzione che si è portata dietro per 10 anni.
non a caso scoppia dove? Scoppia nel settore delle abitazioni, ma è nel settore dell'auto. 2007 è lì che scoppia la crisi, negli Stati Uniti, centro del capitalismo, e dato che questo sistema è un sistema completamente mondializzato, questa crisi rapidamente si espande a tutti i settori. C'erano già state crisi profonde, perché c'era stata la crisi adesso in Russia nel 99, vi ricordate la crisi delle economie asiatiche nel 98 e poi la bolla di internet nel 2000, però queste l'avevano limitate, quella del 2007 invece si espande rapidamente a tutto il mondo. Qual è l'intervento della borghesia per impedire la catastrofe? È un intervento enorme sulle banche, di finanziamento delle banche. Nel primo anno e mezzo sono 4.000 miliardi di dollari americani alle banche americane, 4.500 miliardi di euro, che poi dopo ce n'è state. Ogni anno hanno fatto un'operazione di questo genere. Ma in questo modo, guardate quale meraviglia. La meraviglia è che il debito che era privato, in gran parte privato, diventa un debito pubblico. E in un primo momento la borghesia, vi ricordate i primi anni, il primo anno, diciamo così, è terrorizzata di fronte a questa cosa qui e comincia quasi a fare un'autocritica e dice, sentite i francesi, usando l'impersonale, in francese è l'homme, cioè si sono nascosti i rischi sempre più grandi, si è lasciato le banche speculare sui mercati invece di fare il loro mestiere, vi ricordate che dicevano questo? O ha finanziato gli speculatori piuttosto che gli imprenditori, si sono lasciati senza controllo le agenzie e i fondi speculativi, si è sottoposto le banche delle regole contabili che non forniscono alcuna garanzia, ma queste imprecazioni durano molto poco, queste preoccupazioni durano molto poco, perché abbastanza rapidamente loro cambiano argomenti e utilizzano la crisi esattamente come un'arma micidiale contro il mondo del lavoro. Cioè a questo punto il debito diventa la fatalità, la guerra, per cui tutti sono colpevolizzati perché hanno fatto i debiti, per cui tutti devono mettere le mani in saccoccia per poter pagare i debiti stessi, e quindi c'è la seconda operazione. Dopo aver ridotto i salari, cominciato a distruggere una parte delle conquiste sociali, adesso c'è l'attacco frontale e c'è la richiesta di riduzione del 25% medio dei salari, c'è la distruzione della sanità pubblica, delle pensioni, cioè tutto l'armamentario che conosciamo, che in Grecia è stato moltiplicato. Che cosa serve questo? Serve a un'operazione, oltre che alle operazioni classiche della crisi, cioè chiusura di fabbriche, licenziamenti di massa, 30 milioni di disoccupati in Europa, 5 milioni in Francia, 6 milioni in Italia, l'aumento della povertà, la Grecia quel che è, tutte queste cose qui. Quindi noi abbiamo tutti i disastri della crisi che abbiamo conosciuto in precedenza, con una rimessa in discussione delle conquiste del secondo dopoguerra, e in questo modo avviene sì la moltiplicazione dei pani. Abbiamo una situazione per cui in Europa voi dite dov'è che i profitti sono stati rilanciati di più? Uno dice Germania sarà, ma che? Non è così. Ovviamente il volume complessivo dei profitti in Germania, vabbè, corrispondono alla dimensione, alla forza di quell'economia. Ma i paesi dove i profitti sono rilanciati di più sono i paesi PIGS,
sono quelli distrutti dalle politiche dell'austerità. Per cui la distruzione di alcuni ha corrisposto alla vittoria delle classi dominanti. Sono la Germania, sono l'Italia stessa. Guardate, non mi pare che l'industria del lusso abbia subito problemi. Andate in giro, soprattutto in certi quartieri della città, le macchinone TIR le vedete dappertutto. Giri, passi il Po, sali un po' su e diciamo, rischi di essere... Cioè, la Spagna, il Portogallo stesso. Quindi in realtà, ed è l'ultima cosa che dico, perché poi concludo, in realtà sarebbe un'altra relazione, il problema oggi non è, diciamo, noi possiamo accettare e ci battiamo per la difesa dei salari, per le pensioni, per tutto questo, perché sono parole d'ordine anche di tipo keynesiano. In fondo all'inizio la crisi non è stata così distruttiva perché ancora esisteva un po' di questi consumi, no? Tanto che sono chiamati regolatori automatici. Adesso stanno distruggendo tutti i regolatori automatici. Quindi pensate cosa potrebbe essere una futura crisi senza quei... Pensate all'Italia se non ci fosse stato in questi anni un po' di risparmio, le pensioni del nonno, il fatto che c'era ancora lavori, la cassa integrazione. Pensate quale sarebbe stata la caduta dei consumi e l'ampiezza dei cerchi concentrici della crisi. Tutto questo oggi è ormai fortemente ridotto. E diciamo, sono ovviamente tutte rivendicazioni giuste che ci fanno fare battaglie comuni insieme ai keynesiani, però per noi il sistema, diciamo così, non è quello, diciamo, di salvare questo sistema, che non merita di essere salvato, ma che non può dare nessuna garanzia, ma è quello invece, per concludere con le parole del mio amico, che non c'è più, che è Daniel Ben Said, e dice: noi siamo in realtà di fronte a una lotta di classe. O lasciamo tutti i capitalisti la possibilità di riorganizzare la produzione, di ristabilire i rapporti sociali per ripartire poi successivamente con una successiva crisi, con nuovi disastri ecologici e sociali, non sappiamo che cosa potrà produrre tutto questo. Ma sono due logiche di classe che si affrontano. Da una parte quella del profitto ad ogni costo, del calcolo egoista, della proprietà privata, dell'ineguaglianza, della concorrenza di tutti contro tutti, oppure quella dei servizi pubblici, dei beni comuni dell'umanità, della riappropriazione sociale, dell'eguaglianza e della solidarietà. Tra le due la linea è anche la linea di visione che delimita due sinistre. La sinistra del mi normale, che poi sappiamo che cosa fa, che pensa di poter, diciamo, ridurre, di migliorare il capitalismo, e una sinistra anticapitalista che vuole rovesciarlo per cambiare il mondo. Diciamo, la crisi, diciamo, se io ho fatto tutto questo è per arrivare a una conclusione politica, diciamo, ma perché, diciamo, dobbiamo ammazzarci per impedire che il capitalismo faccia qualche danno in meno e non invece batterci per chiuderlo con questo tipo di sistema, il che vuol dire tornare invece a una produzione economica fatta per i bisogni, che presuppone una pianificazione democratica, partecipata, discussa. Spendo tanto sulla scuola, spendo tanto nel diciamo così, poi naturalmente un mercato ci sarà, diciamo, il mercato dei prodotti di consumo, perché non è che, diciamo, i burocrati sovietici pensavano di poter decidere tutto quanto, ma non ci sarà il mercato delle grandi scelte, dei grandi mezzi di produzione, ma ci sarà invece una discussione democratica per decidere questo. Perché dobbiamo rinunciare a una impresa di questo genere solo perché è apparsa difficile e finora non vittoriosa? Però tra l'accettare la corsa verso il baratro, perché quella a cui stiamo assistendo è una corsa verso il baratro, le due barbarie, no?
che vediamo costantemente, oppure una scelta di questo genere. Per questo, diciamo così, provate a convincere tutte le persone che è meglio militare in sinistra anticapitalista che in altre organizzazioni. Naturalmente io finisco sempre su questo, ma diciamo così, oltretutto convincetevi, perché ho impiegato un'ora e un quarto a tediarvi per convincere. No, al di là di tutte le battute, però la crisi, lo studio della crisi che mi ha affascinato in questi due giorni per poter fare queste lezioni, io avrei un'altra ora da poter, o due, andare avanti, indica questo. Questo sistema è un sistema dannoso per l'umanità, che non riesce ad assolvere ai bisogni delle persone, che produrrà altre guerre, che produrrà altre miserie. Per questo, diciamo così, non si può non militare nel fronte di coloro che vogliono, diciamo, farla finita con questo sistema e con gli squallidi personaggi, oltretutto, permetteteci, sono, ogni fase storica produce determinati personaggi. La guerra aveva prodotto anche dei personaggi borghesi che avevano un po', keynesiani, un po' più la testa sul collo. Adesso la fine di quella cosa lì produce personaggi infami come Berlusconi, come Renzi, come Blair, come, e produce il fascismo, oltretutto. Produce anche il fascismo, perché questa crisi produce il fascismo. E ho finito.